La grande bellezza del vino, siamo su Lungarni a Firenze con Luciano, però c'è della bellezza anche in Franciacorta. Siamo a Brescia eppure. Eppure, tra l'altro, siamo a Monticelli Brusati e questa azienda è un'azienda storica. Addirittura molti non sanno che è la prima azienda del Franciacorta. Cioè, prima ancora del 61 famoso E di. nel 9 ottobre del 1960 viene acquisita dal signor Bianchi e nel 61 nasce la Berlucchi. Però questa, come mi dice sempre il signor Bianchi, è orgoglioso di essere stato, di averla acquistata e di essere stato sempre lo stesso proprietario fino a tutt'oggi. Franciacorta ci sono grandi gruppi, no? Grandi società, ma le realtà familiari non sono tantissime. Sono pochissimi, tant'è vero qui siamo proprio veramente si esplode nella bellezza dell'azienda ma anche della famiglia, perché è una bella famiglia di nome e di fatto, anche basta vedere le foto, Le foto si per sì, rendono giustizia. fortuna, quello non è che si compra la bellezza, No, insomma. infatti. Però ecco, diciamo, esaltano molto la Franciacorta, soprattutto Villa, per quale motivo? Perché loro fin dall'inizio hanno fatto questa scelta di millesimare tutti i prodotti, cosa che lo fanno in pochissimi, perché una volta si diceva c'era solo Villa che millesimava il prodotto, ora invece hanno cominciato anche altri prodotti, perché noi anche il brutte, anche il base viene millesimato. Quindi Quindi sono spese e costi aggiuntive perché il millesimato, ricordiamo, deve stare più in cantina, no? Alla fine. minimo 3 anni, 36 mesi, quindi vuol dire un investimento infinito, nel senso che avere sempre una cantina con circa, con un patrimonio che non ha. Questo stiamo assaggiando, che cos'è il sublime? Questo è un brut dell'azienda che da 2 anni a questa parte si chiama Emozioni, proprio perché vuole dare un'emozione a chi lo degusta o a chi lo beve e lo pasteggia. Franciacorta è decisamente di carattere, un bel carattere minerale, gessoso, nocciolato, poi un bel agrume, no? Una bella emozione. Esatto, infatti proprio il nome gli sta a dice. Poi logicamente ci sono i vari prodotti, non so se tu non. I vari Quindi, prodotti. se assaggiamo, questo diciamo è un grandissimo ingresso in questa famiglia, però la Franciacorta appunto è famosa per varie tipologie di prodotto, per esempio il Saten, che ricordiamo il Saten è particolarmente 100%. setoso, uve bianche, quindi Chardonnay, la pressione è un pochino più bassa e quindi è un vino che solitamente esalta la componente floreale femminile. Esatto, infatti piace molto anche alle donne proprio perché è un vino vellutato e quindi questo Saté ha questa gentilezza, questa delicatezza nel prodotto che lo esalta e che effettivamente fa di un grande prodotto anche per quanto riguarda. Beh, la grande bellezza di Franciacorta è anche questo, il sapere inventare una nuova tipologia come quella di Saten e sapersi affermare sul mercato. Spesso per qualcuno Saten è sinonimo di Franciacorta e direi che.